Ciao Rockers, buongiorno, buonasera, io sono V e questo è un nuovo video. Oggi ho deciso di parlarvi di Saltburn, che effettivamente è uscito qualche settimana fa, quindi ci ho messo un po' a portarvelo. Essendo un film un po' di nicchia, un po' come Una donna promettente, l'altro film di Emerald Fennell, pensavo che l'avremmo visto veramente in pochi, quindi forse magari non vi sarebbe troppo interessato come argomento. Però ho notato nei giorni successivi che in realtà me l'avete chiesto in maniera piuttosto insistente. Perciò ho detto, ma sì, io ne volevo parlare, alla fine invece vedo che comunque sono interessati, perciò eccoci qui. Siccome appunto sono passati un bel po' di giorni da quando il film è uscito su Prime Video, partirò direttamente a parlarvi della pellicola e a fare la nostra canonica lettura interpretativa direttamente con gli spoiler, perciò se ancora non l'avete visto, che cosa state aspettando? Però penso che la maggior parte di voi l'avranno già visto, ecco. Io ho intravisto qualche opinione della critica estera e ho notato che è stato un film piuttosto divisivo. In realtà forse un po' me lo immaginavo, perché probabilmente è un film che in un certo modo vuole esserlo, però a volte ho avuto l'impressione che fosse stato un po' frainteso nei suoi intenti, il film intendo. È un film, come accennavo, di Emerald Fennell, che appunto è la stessa regista e sceneggiatrice di Una donna promettente, che è uscito un paio d'anni fa se non sbaglio e ha fatto un passaggio anche agli Oscar, e vi lascio il video in cui ho parlato di Una donna promettente. Emerald Fennell con Una donna promettente ci ha abituato a una critica sociale piuttosto feroce, molto molto acuta, dolorosa, che non ti indora la pillola, ma te la fa mandare giù senza acqua, ma senza dimenticare una confezione glitterata e pop. Ecco, non vorrei che Fennell fosse considerata un'artista che ha messo uno standard di un certo tipo e ora da lei ci si deve aspettare sempre quel genere di tagliente ma estremamente drammatica e commovente critica sociale. I registi e le registe a volte hanno dei temi ricorrenti, altre volte no, degli stilemi ricorrenti, ma non sempre, dei temi che trattano con un determinato taglio, altri per i quali cambiano invece il tone of voice, quindi a volte ho avuto l'impressione che dopo Una donna promettente è come se da lei ci si aspettasse di più, lì dove quell'aspettarsi di più in realtà significa aspettarsi una storia fin troppo simile alla precedente, diciamo più che altro non tanto nel tema ma nel tipo di taglio, di impegno sociale e nel tono scelto. Se Una donna promettente è molto più commovente, molto più toccante per certi versi, senza dimenticare di essere anche pungente e tagliente, anche questo film è pungente e tagliente, probabilmente gli manca tutta la parte più toccante e commovente perché è un po' più satirico come film, diciamo che te la fa più a bene quando finisce. Ecco, non hai il cuore a pezzi, ti lascia più una sensazione di aver fatto una giostra in cui ti sei divertito. Emerald Fennell piace smascherare i mostri nascosti in bella vista nella nostra società, lo fa con il mascolino fragile in Una donna promettente e lo fa cambiando completamente punto di vista in quest'altro film, parlando però di status e glam. Saltburn si addentra nella satira sociale, ma più che assomigliare ad esempio a un Parasite che si accanisce con i dislivelli di privilegio e lo fa attraverso la lotta di classe, una feroce lotta di classe. Ecco, Saltburn ha più in comune con Mean Girls o American Psycho o The White Lotus e, seppur declinati con tagli diversi, ha la loro disamina dello status del privilegio in una lotta tra mediocri, meschini, piccoli borghesucci e ricchi nobili superficiali e vuoti. Non è un caso se il film inizia proprio, secondo me, anche strizzando un po' l'occhio a Mean Girls, al netto di tutta quanta la sua aesthetic molto gotica, molto dark academia, che quando siamo alla parte dell'università la scenografia sembra quasi voler ricordare Hogwarts, anche perché poi vediamo i protagonisti effettivamente leggere Harry Potter in più di una scena. Ma io ci ho visto anche tutte quante quelle dinamiche che molto spesso raccontano i film americani e che sono raccontate particolarmente bene nel Mean Girls del 2004. E si tratta proprio di una storia che inizia inserendosi in un contesto scolastico dove i protagonisti vivono una sorta di debutto in società in cui le differenze di status e di classe fanno la differenza su come vieni percepito. Come in Mean Girls e altri film parenti, c'è proprio la divisione degli studenti tra i tavoli, il tavolo di questi, il tavolo di quegli altri, c'è il protagonista che appunto cerca un posto dove sedersi, sentiamo qualcuno in lontananza che dice "You can't sit with us", non puoi sederti con noi, e poi lui alla fine si siede nel tavolo degli sfigati, ecco, guardando da lontano i tavoli dove invece ci sono quelli più popolari. Andando avanti con il film, Saltburn comincia a raccontare un vuoto dell'esistenza ancestrale, profondo e vacuo, un abisso che ti ha guardato dentro perché tu l'hai guardato e che cerchi disperatamente di colmare con altrettanto vuoto.
vuoto, forse, il vuoto decadente di questo status quo costruito sul niente, sul superficiale, su un'apparenza fragile e inconsistente di questa ricchezza, di questa superiorità, di questa nobiltà, di questo privilegio. I personaggi di Saltburn, e mi riferisco alla strana e scomposta famiglia allargata di Felix, sono ricchi e nobili, quindi apparentemente hanno potere, ma quel potere è effimero perché contrasta con la fragilità delle loro personalità, con la fallacità delle loro azioni, con la meschinità anche. Personalità quindi che sono costruite su fondamenta di carta, estremamente fragili. Quando parlano, parlano di niente. Capricci, noia, pettegolezzi, piccoli sotterfugi. Sono personaggi proprio che non hanno un'anima, sono senza anima. Non tanto nel senso di malvagi però, ma proprio nel senso di vacuità, nel senso di un'incapacità di creare dei legami con il prossimo, a meno che non è qualcosa che gli serve al momento per magari soddisfare il proprio ego. Poi quando si stufano lo gettano via, cosa che vediamo ad esempio in primis fare con il personaggio di Carey Mulligan, ma lo vedremo anche quando ci sono delle tensioni tra Felix e Farley, legami col prossimo che sono basati sull'interesse personale, sull'accrescimento o meno dello status. Tutto questo, dicevamo prima, che è condito, diciamo, da una messa in scena gotica, appunto, Dark Academia, con momenti da teatro dell'assurdo anche, come la colazione dopo la morte di Felix, la chiacchierata in salotto la prima volta che Oliver conosce i membri della famiglia. Oliver ci viene presentato, diciamo, come disadattato, finisce subito ad essere identificato come uno sfigato che osserva da lontano, diciamo, le cheerleader e i quarterback, e in fondo desidera far parte di quel club esclusivo. Dall'altra parte c'è Felix, che è la stella più lucente di quel club, soprattutto perché, anche se ne fa parte, lui non è propriamente come gli altri. Fa parte comunque di quel mondo. Piace a tutti, tutti lo amano, tutti lo desiderano, tutti sono attratti da lui, probabilmente perché ha qualcosa che gli altri non hanno. C'è dell'ingenuità in lui, c'è una sorta di purezza che viene raccontata, di gentilezza, di generosità, c'è dell'empatia. Insomma, Felix, rispetto agli altri, per quanto sia simile a loro, però sembra avere un'anima che gli altri non hanno. Infatti Felix è gentile con Oliver, è attratto da Oliver, sì, probabilmente perché c'è quel desiderio di raccontare quello spaccato di white savior o comunque di persone ricche che, non lo so, fanno beneficenza o si occupano degli altri per sentirsi meglio con se stesse. Ma forse Felix ha anche qualcosa di più, perché noi lo vediamo difendere Oliver, proteggere Oliver, lo vediamo essere gentile con Oliver anche quando Oliver origlia quello che fa Felix, quindi anche quando non è ascoltato. Perciò capiamo che non è al 100% una maschera quella che lui indossa, una farsa quella che fa. Probabilmente tutti lo amano perché in fondo intravedono in lui l'anima che non hanno gli altri. Felix, e ne parliamo dopo, è quasi una figura angelica, quasi una figura divina, che si contrappone a una figura demoniaca rappresentata invece, poi lo scopriamo guardando il film, da Oliver. Noi lo sapremo solo alla fine del viaggio, quando la trama verrà ribaltata, ma Oliver è in realtà un lupo mascherato da agnello, un borghesuccio mitomane che si finge un giovane di periferia senza futuro, dalla vita segnata da povertà, genitori vittime di dipendenza, violenti e crudeli, e lo fa perché sa che quel genere di cose a volte hanno una presa su chi queste cose non le ha mai vissute, per il motivo che vi dicevo poco fa. Se Oliver, diciamo, vuole assaporare quel mondo che tanto desidera, da cui tanto è attratto, di cui fa parte Felix, fatto di ricchezza, di feste, di glamour anche, quello status per lui inarrivabile, al tempo stesso probabilmente una parte di Felix vuole invece assaporare che cosa significa essere il contrario di quello che è lui, quindi toccare il degrado senza però mai davvero farne parte, no? Come, non lo so, degli spettatori che guardano degli animali in uno zoo, in un certo senso. E poi insomma ci sta anche la questione del sentirsi più buoni, sentirsi meno in colpa di avere tutti quei privilegi, cercando di aiutare qualcuno che è in grosse difficoltà. Diciamo che lui e la sua famiglia sono così, però probabilmente Felix ha quella caratteristica in più che lo rende diverso da tutti gli altri e lo rende un po' più autentico in questo senso. Motivo per cui secondo me è poi il perno, la luce, è quello più desiderato e amato da tutti. Oliver, oltre a tutti questi disagi che racconta, è un giovane che a un certo punto deve affrontare anche il lutto del padre, che tra l'altro muore in circostanze abbastanza tragiche. In verità però
sono tutte menzogne. Lui è un piccolo meschino manipolatore che sfrutta gli status sociali più degradati, appunto per sembrare interessante, per attirare un'attenzione che alla fine attira, per attirare una pietà, una compassione, una misericordia di questi privilegiati e aprirsi è un varco in quel mondo. Ma in realtà non è tanto diverso da loro. È una rivista, è un arrampicatore sociale, è patetico e allo stesso tempo è magnetico. Oliver è un personaggio orrendamente carismatico e ricco di fascino che vive il dramma di una vita privilegiata in realtà, perché lui è un borghese. Ma per lui questa vita è grigia, è banale, non è né super 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 ricco né super 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 sfortunato. Si trova in questa zona grigia da cui vuole emanciparsi. In un certo senso, ambisce a distinguersi, sfruttando poi chiunque senza pietà e finendo per distruggere tutto, per fare completamente terra bruciata intorno a sé. Perché alla fine decide che se lui non può avere quello che vuole, allora non l'avrà nessuno. Oliver è una versione particolarmente perversa, secondo me, di una sorta di people pleaser, ovvero qualcuno che compiace gli altri, proprio trasformandosi in ciò che loro desiderano, usando varie maschere diverse, solo per farsi accettare e ben volere. Una forma di manipolazione poi alla fine e di difesa al tempo stesso, che da una parte fa male a lui e dall'altra fa male anche a chi gli sta intorno. Lui non si mostra quindi mai per ciò che è veramente fino alla fine del film e quindi è in trappola per tutto il tempo, impegnato a compiacere questi personaggi per prendere il loro posto, e al tempo stesso vive un ricatto morale da parte degli altri personaggi. Noi vediamo Oliver trasformarsi, prendere queste forme diverse quando è da solo con ogni personaggio, quindi cerca magari di sedurli eroticamente oppure non eroticamente, si trasforma in un desiderio oppure si trasforma in una persona che dà supporto o ragione a chi desidera di più ricevere quello da lui, esplora la sessualità e il desiderio, e tutto questo lo fa in realtà con un fine diverso, cioè controllare l'altro, prostrarsi, umiliarsi con il fine però di dominare l'altro. È un po' un cortocircuito, ma ha il suo senso. Nonostante Regina, diciamo, non si prostri, ecco, come fa Oliver, diciamo che hanno lo stesso obiettivo, ovvero tenere sotto controllo tutti in quel mondo scintillante di cui fanno parte. Oliver è un po' una regina George mascherata da Cathy Heron in un certo senso. All'inizio della storia quindi inganna anche il pubblico, illudendolo che vedrà una storia d'amore tra Cathy Heron e Aaron Samuels, e poi vediamo Oliver cadere nella tana del bianconiglio, che poi è Saltburn, e arrivare alla porta della dimora di Saltburn smarrito e un po' intimidito, ed essere accolto, non lo so, come Mrs. De Winter in Rebecca, la prima moglie. È tutto molto sinistro, restituendoci anche proprio questa dimensione di nobiltà, ricchezza, però stantia in un certo senso, e quasi crediamo che da un momento all'altro sarà Oliver quello in pericolo. In realtà invece avverrà il contrario. Nella simbologia del film infatti Ollie lo vediamo sempre doppio, viene spesso raccontato attraverso gli specchi, i vetri, le superfici riflettenti o inquadrato sottosopra, quasi a rivelare proprio la sua natura di doppio. Nella scena in cui rompe lo specchio con un pugno, presto quello specchio lo ritroveremo intatto, come se stesse lottando contro un'immagine di se stesso, un'immagine che però non può distruggere, non può cancellare. C'è anche un quadro che fa da specchio a Oliver, se vogliamo, ovvero il ritratto di Riccardo III, che viene descritto da Farley, se non sbaglio, come un uomo insicuro che in quanto tale allora si sbatte ancora di più pur di avere l'approvazione degli altri, e che poi effettivamente è l'essenza di Oliver, cioè è la chiave di lettura del personaggio di Oliver. E infatti alla fine di tutto noi ritroviamo Oliver con a fianco il quadro di Riccardo III, come di aver riconosciuto la sua natura ma averla riscattata, riscritta, dominata, se n'è riappropriato e l'ha riscritta. Infatti alla fine del film Oliver non è più quel Riccardo III che tutti pensavano all'inizio che lui fosse, perché si è liberato, ha liberato la sua reale distruttiva natura, e compiacere gli altri è stata la maschera giusta da usare per far abbassare loro la guardia e poi distruggerli. Rivelatore sarà anche lo sguardo sul teatrino delle marionette di carta, che poi rivedremo una seconda volta sul finale, capendo ora chi è il marionettista. Perché quindi la famiglia di Felix, Felix incluso, viene pian piano sterminata da Oliver? Perché
scoprono la sua vera natura. Quando un personaggio scopre la vera natura a rivista di Oliver, il suo doppio, allora viene eliminato. Come si posiziona in tutto questo Felix? Se Oliver è una mosca bianca nel male, nel suo banale contesto borghesuccio, Felix lo è nel bene in un certo senso, nel suo di contesto. Come ho accennato prima, infatti, Felix è un personaggio piuttosto puro nonostante il suo habitat. È gentile, si preoccupa per gli altri, lo fa genuinamente perché lo vediamo comportarsi in quel modo anche quando sa di non essere ascoltato da Oliver. È empatico ed è bellissimo fuori perché lo è anche dentro, a differenza di Oliver che grazie al physique du rôle unico di Barry Keoghan, che in questo film è stato straordinario, è sinistro fuori perché lo è anche dentro. Felix è l'agnello e sarà il primo ad essere sacrificato proprio quando rivelerà ad Oliver che la sua persona gli fa gelare il sangue, dirà. Felix è attratto da Oliver, ma quando ne scopre la vera natura, quando scopre il suo doppio, scopre e capisce di essere vittima dei suoi inganni, nella scena definitiva in cui incontra i veri genitori di Oliver, no? E quindi Felix inizia a respingerlo. È a quel punto che Oliver perde, ha perso tutto, non ha conquistato Oliver e quindi non gli rimane che bruciare tutto e tentare di prendere il suo posto, diventare lui. Perché Oliver ha un desiderio bruciante nei confronti di Felix, probabilmente perché il suo amore per Felix è anche diventare lui, è essere lui. E adesso vi faccio capire perché. Oliver uccide questo grande amore, sacrifica l'agnello, uccide l'unico personaggio che ha un'anima nella storia, è l'unico personaggio che è amato, bramato e desiderato da tutti quanti per quel motivo. Questi vacui zombie vuoti che gli ronzano attorno lo fanno perché c'è un desiderio di possederlo, di possesso, anche sessualmente. Il sesso può essere raccontato anche come un atto di dominio, di assorbimento dell'altro. Vogliono divorarlo, averlo, avere anche solo un pezzo di lui, perché averlo significherebbe per loro, Oliver incluso, essere un po' come lui. Oliver è il più luminoso perché riesce ad essere autentico, gentile, riesce a provare compassione e misericordia. Pensate anche alla scena in cui gli racconta la storia del sasso e cerca di consolarlo dalla morte del padre. C'è qualcosa di autentico in Felix che non c'è invece negli altri suoi familiari. Felix è un simbolo in questo senso, è una creatura trascendentale al punto che dopo la sua morte non viene inquadrato il suo cadavere in modo esplicito, come se dovesse restare ultraterreno e non dovessimo vederlo in una dimensione di crudele realtà. Dopo la morte di Felix muore la speranza che lui rappresentava, una speranza per i vuoti umani attorno a lui di poter trovare la propria anima. In definitiva il film suggerisce anche una chiave di lettura religiosa, se vogliamo. Ce lo suggerisce ad esempio nella festa in maschera che ricorda quella di Romeo più Juliet con Leonardo DiCaprio e Claire Danes, lì dove Claire Danes, proprio come Jacob Elordi, indossano delle piccole ali, riferimento agli angeli, all'angelico, al regno dei cieli, all'essere delle creature angelicate. Oliver invece indossa delle corna da cervo, che oltre a strizzare un occhio al suo ruolo da protagonista nel sacrificio del cervo sacro di Lantimos, qui in verità ha varie connotazioni, tra cui quella demoniaca. Un cervo è un animale cornuto, il che lo avvicina a una simbologia di creatura cornuta che fa parte dell'iconografia satanica, il diavolo, Bafometto e via dicendo, su tutta quella che è la simbologia legata al maligno. Ma il cervo è anche un animale considerato un po' come l'agnello, quindi una creatura indifesa, sacra, cacciata per essere uccisa. Quindi queste corna raccontano ancora il dualismo di Oliver, che si maschera da cervo sacro, vittima, come nel richiamo al film di Lantimos, di Agamennone, che poi ha scatenato la vendetta di Artemide su Ifigenia, ma diventa anche Lucifero, angelo caduto che uccide Dio, che uccide Felix in questa diade respingente tra Dio e Satana, tra Dio e Lucifero, tra Felix e Oliver. Ma il riferimento probabilmente è anche a Teseo che uccide il Minotauro. Oliver infatti uccide Felix al termine del labirinto come Teseo e il Minotauro. A me piace l'interpretazione legata alla lotta tra Dio e Lucifero in una chiave di un amore impossibile, un rapporto, una relazione impossibile, lì dove Oliver dice lo amavo, sì lo amavo e lo odiavo. Oliver desidera Felix perché vuole essere come lui, ma non lo sarà mai perché ciò che gli manca sono proprio compassione e misericordia, gli manca l'anima. Il diavolo infine uccide Dio, l'umanità uccide quel Dio inarrivabile che non la accetta realmente così com'è. Il diavolo uccide Dio, se volete anche in un significato nicciano del Dio è morto, in cui l'umano che si sostituisce al divino con la sua vanità e fa di se stesso e del suo materialismo terreno il nuovo Dio, il nuovo valore e la nuova moralità. Il diavolo uccide Dio
Dio brucia tutto, distrugge tutto, epura tutto, in un certo senso, e balla nudo in un trionfo grottesco di liberazione. Finalmente è libero di essere se stesso, di danzare sui cadaveri delle sue vittime sacrificali, di avere la dimora, il posto nel mondo, simbolo di privilegio che lui dissacra, però ballandoci completamente nudo, come a dissacrare lo snobismo, il bigottismo, l'ipocrisia, le falsità di chi abitava prima quegli spazi e a cui lui si è prostrato soltanto per poi prenderne il controllo e distruggere tutto. Oliver ha vinto e ha perso. Ha perso la possibilità di avere un'anima, ma ha trionfato nella libertà di essere il personaggio terrificante che è. E così come all'inizio del film noi vediamo Oliver dietro la sua maschera fare il giro della dimora guidato da Felix, tipo home tour, così alla fine lo vediamo fare la stessa cosa di nuovo, ma questa volta è finalmente liberato dalla sua ossessione per Felix, dalla sua ossessione per possedere un po' di quella purezza che un satiro meschino come lui non avrà mai. Il trionfo di Oliver è malvagio, ma anche terribilmente appagante e intrigante, perché è proprio liberatorio. Oliver è un po' come noi. L'umanità è molto più simile ad Oliver che a Felix, e vederlo trionfare ci libera dal peso della nostra coscienza corrotta, esaltando questo nuovo dio della dimora, un dio della decadenza umana, che in un certo senso valida tutte le nostre piccole, patetiche meschinità. La reazione triggerata di chi si è scandalizzato per le immagini provocatorie del film è esattamente una di quelle cose che il film vuole un po' prendere in giro questa ipocrisia di bigottismo, ridere delle guance che si arrossano e delle mani davanti alla bocca di chi dice che quelle scene sono troppo. Andando più sul pratico, come si fa a capire quando una scena con delle immagini considerate scioccanti, provocatorie, dissacranti è fine a se stessa e quindi solo volgarotta, oppure invece non lo è? Beh, bisogna spacchettare quelle immagini e scoprire se dentro contengono un significato simbolico e qual è questo significato. Nel caso di Saltburn, ogni scena provocatoria è iconoclastica e pregna di significato. Ad esempio, Felix si masturba e Oliver si prostra nella vasca in cui Felix l'ha fatto e succhia l'acqua rimanente, addirittura infila la lingua nel foro di scarico della vasca. Chiaramente è un'immagine erotica molto potente, sia per la questione che nell'acqua che sta andando via c'è cioè è rimasto il seme di Felix, sia anche perché appunto infilare la lingua, leccare questo scarico, ci riporta all'idea di leccare un orifizio. Che imbarazzo parlare di queste cose, però. L'orifizio anale di Felix, cioè il significato è questo, ragazzi, mi spiace. È molto più elegante vederlo come nella messa in scena che raccontarlo. Quindi, cosa stanno facendo? Ci stanno rivelando il desiderio bruciante, proprio carnale, di Oliver nei confronti di Felix, che a chiacchiere all'inizio del film nega, ma poi ad azioni appunto esplicita. Questo desiderio di cui parlavamo prima, l'odi et amo, voler sottomettersi proprio a questa luce divina di Felix e al tempo stesso volerla possedere, dominare, controllare, volerlo mangiare, ingoiare, fare suo, per essere lui in un certo senso. Altra scena, Oliver tocca sessualmente Venetia mentre lei ha le mestruazioni, imbrattandosi il volto e le mani di sangue. Oliver compie un atto considerato impuro e quindi rivela il suo doppio demoniaco e assimila un sangue che è considerato vita, calore, pulsione, nascita ed erotismo, perché Venetia lì è viva e il sangue mestruale comunque è legato alla procreazione. E dopo noi rivedremo Venetia priva di quella vita nella vasca da bagno e in mezzo ad altro sangue, ma sarà un sangue molto diverso, mortifero, perché lei si sarà tagliata le vene. Ma Oliver in un certo senso sfida Venetia con quell'atto, mostrandole che uno degli spauracchi ancestrali e primordiali per il maschile rispetto al femminile, il sangue mestruale, lui non lo teme, ma anzi, non so come altro dirlo, ci sguazza, conquistandosi così il personaggio di Venetia. Ancora una volta Oliver si genuflette, si prostra, si umilia, tra virgolette, in un certo senso, per dominare. Come vedete, sono tutte quante scene che raccontano qualcosa, nessuna scena è fine a se stessa. Sono tutte quante scene di un simbolismo molto potente che servono a interpretare ancora più a fondo il film. Altro esempio ancora, Oliver ha un rapporto carnale con il terriccio che ricopre la tomba di Felix. Questa è una scena
molto potente perché lo vediamo proprio profanare la tomba di Felix. Diventa una sorta di stupro necrofilo che ci esplicita di nuovo questo desiderio fortissimo di Oliver di dominare e possedere il corpo e l'anima di Felix, la cui carne è ormai cadavere, è inerme e anche se nel più perverso dei modi, Oliver proprio per questo motivo ora lo può dominare. La necrofilia tra le parafilie viene legata proprio alla massima forma di realizzazione della dominazione da parte di una personalità estremamente incapace di relazionarsi in modo sano a un'altra persona, perché addirittura il corpo a cui si approccia non può reagire in nessun modo, non può quindi avere volontà, opporsi, minacciare magari la persona da cui viene desiderato, se non desidera essere desiderato. Cioè, quindi è proprio l'atto di massimo dominio che Oliver fa su Felix. Al tempo stesso Oliver è anche disperato in quel momento perché uccidere Felix era ormai per lui necessario, ma al tempo stesso lo devasta perché non ha potuto possederlo, divorarlo, diventare lui. E l'unica cosa che gli rimane da fare è quindi quella che vediamo. Eliminarlo. Se non sarai mio, non sarai di nessun altro. Uno dei valori aggiunti del film, che lo rendono così intrigante secondo me, è proprio il suo female gaze, ovvero lo sguardo femminile che filtra l'intera narrazione. Di solito siamo abituati al male gaze perché è quello che più comunemente viene utilizzato nel cinema e nelle serie. Questo perché la nostra società è considerata maschio e quindi il maschile viene considerato erroneamente non uno sguardo di genere, ma uno sguardo neutro, neutrale. E la società guarda tutto attraverso esso, pensandolo uno sguardo neutro e non di genere. Perciò non è così usuale guardare qualcosa di già visto, ma con degli occhi diversi, perché cambiare sguardo rende anche qualcosa di già visto completamente nuovo. Inoltre, siccome il female gaze etero ha molti punti in comune con un queer gaze maschile, trovate anche questo. Questi due sguardi, infatti, in Saltburn coincidono quando la storia e la regia esplorano l'erotismo tra uomini, osservando il corpo maschile con uno sguardo desiderante e valorizzando il corpo maschile, mettendo un po' a tacere, diciamo, la convinzione che il corpo femminile è oggettivamente più attraente di quello maschile. Questa frase, che probabilmente avrete sentito più volte nella vita, o che magari per primi o per prime avete detto, secondo me è un po' un esempio di sguardo maschile che diventa sguardo neutro. Infatti è una frase vera, ma non oggettivamente, soggettivamente. Saltburn, come altri film con un female gaze consapevole, attenzione, non è che tutti i film girati da una donna sono automaticamente filtrati dal female gaze, racconta attraverso l'obiettivo la scelta delle inquadrature e dell'interpretazione e dei movimenti di macchina, proprio questa bellezza innocente, seducente, delicata, sfacciata, potente di questo corpo maschile messo a nudo proprio nella sua forza ma anche nella sua vulnerabilità. La regia proprio racconta le curve di Jacob Elordi, la sua pelle, i suoi occhi, il suo viso, e improvvisamente diventa incredibilmente attraente, valorizzato, sensuale, seducente. Va bene, io penso di avervi detto tutto quello che volevo dirvi per oggi, sicuramente ci sono altre cose che potremo esplorare insieme, ma insomma direi che ho parlato abbastanza. Fatemi sapere se avete visto questo film, che cosa vi è piaciuto di questo film, che cosa vi ha convinto meno, e se siete arrivati fino qui, beh, lasciatemi le emoji della vasca, direi. Noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Ciao!